siamo i giovani, i giovani, più giovani. 6 anni di facoltà di medicina e 5 di scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia. Mi dica, dottore, ne è valsa la pena? Sì, assolutamente sì. È stato un percorso lungo, difficile, e ci sono stati dei momenti in cui ovviamente c'è stata, diciamo, la voglia o il pensiero di cambiare strada. Però è stato un percorso che mi ha fatto capire che potevo essere di grande aiuto ai pazienti che oggi curo, quindi assolutamente ne valsa la pena, per loro soprattutto. Cosa le piace di più del suo lavoro? Beh, che ancora posso imparare ogni giorno, nel senso che comunque lavorando all'Istituto Ortopedico Rizzoli, in un'istituzione universitaria che è anche un teaching hospital, lavoro ma allo stesso tempo insegno a tanti specializzandi, ma imparo anche da loro. Perché il rapporto che si instaura tra un insegnante e i propri allievi è anche, diciamo, un rapporto che consente di imparare dai propri allievi. E questo ti spinge assolutamente a migliorarti ogni giorno, quindi alza la qualità di quello che tu puoi fare nei confronti dei tuoi pazienti. Un giovane ortopedico, rispetto ad un collega più maturo ed esperto, cosa ha da offrire in più al suo paziente? Bah, sicuramente entusiasmo per quello che sta facendo, che comunica ai pazienti, ma anche forse un pochino più di ascolto per quello che i pazienti hanno da dire, perché fondamentalmente, questo l'ho imparato dai miei due maestri, il paziente già nel 50% dei casi ti dà la diagnosi se tu lo ascolti, quindi forse un pochino più di pazienza che i giovani hanno nei confronti dei loro assistiti gli consente di ascoltare un pochino di più i pazienti. Lei ha avuto un percorso di formazione all'estero, lo consiglierebbe agli specializzandi che approdano alla professione? L'ho avuto in Inghilterra, è stato sulla chirurgia della spalla in artroscopia, sono stato 6 mesi a Manchester e poi anche in Giappone. È una cosa che secondo me deve essere resa obbligatoria, perché non solo ti permette di imparare tecniche nuove, ma ti fa confrontare con delle realtà completamente diverse e quindi capisci che non c'è solo un modo di fare una cosa, ce ne sono diversi e che non esiste solamente un modo giusto. Questo ti rende più elastico e soprattutto flessibile ed è una qualità che secondo me per un chirurgo, per un medico è importante, perché ti consente di non rimanere fossilizzato e di continuare ad imparare lungo tutto il corso della tua professione. Le chiedo uno sforzo di fantasia, di proiettarsi in un futuro a tra 10 anni. Io spero tra 10 anni di lavorare ancora per l'Università di Bologna come sto facendo e continuare ad insegnare e soprattutto spero di riuscire a sviluppare qualche tecnica chirurgica nuova o qualche nuovo dispositivo che possa aiutare i pazienti a vivere meglio la loro vita. Noi siamo i giovani, i giovani.